Anche questa sera le nostre telecamere seguiranno un altro appuntamento della rassegna di danza Sogni in Movimento. A salire sul palco saranno le ballerine della scuola di danza Scarpette Rosse di Nardò, diretta da Simona Cerasa. Simona, allora, quali coreografie metterete in scena questa sera? Una protagonista d'eccezione, Lara Croft. Sì, e mi sono ispirata a un videogioco e abbiamo fatto anche noi un gioco in pratica, e quindi saranno delle coreografie ispirate ai vari livelli di un gioco. È un'edizione limitata, perché chiaramente è solo questa, solo stasera e solo per noi. Certo. E le tue allieve saranno state particolarmente contente di allestire questo spettacolo, immagino? Ma loro si divertono comunque, anche se noi trattiamo dei temi più seri, si divertono in ogni caso, però quest'anno si sono divertite di più perché sono entrate anche loro nell'ottica del gioco, dei livelli, di vincere il mostro e tutto il resto. E la tua scuola è a Nardò, e quindi mi racconti un po' quanti anni hanno le tue allieve, quali sono le coreografie che normalmente, gli stili che mettete in scena? Io di preferenza prediligo sempre la danza classica, però noi trattiamo anche contemporaneo, e un genere di danza moderna che comunque permette alle ragazze di alleggerire un po' lo studio, e hanno dai 3 anni e mezzo le più piccole fino ai 25-24, insomma un ampio raggio d'azione. Perfetto, io ti auguro in bocca al lupo per la serata. Crepi il lupo e grazie a voi. Lara Croft deve riuscire a ritrovare un prezioso cofanetto nel quale è conservata un'antichissima scarpetta di diamanti dal valore inestimabile. Siamo con Sara e la nostra Lara Croft di questa sera. Cosa farai sul palco, quindi tra tutti i livelli del videogame? Allora, innanzitutto diciamo che io devo trovare questa famosa scarpetta magica, e attraverso vari livelli diciamo troverò degli indizi che mi aiuteranno a trovare delle chiavi che mi permetteranno di aprire lo scrigno magico dove ci sarà la scarpetta. E dovrò superare anche delle difficoltà come la piovra, il conte Dracula e altre, insomma, che poi vedrete. Quindi una vera Lara Croft che si rispetti. Eh sì, una vera sfida. Aiutata però da queste bellissime compagne di spettacolo. Sì, sì. Superato anche l'ultimo livello del gioco Tomb Raider, l'invincibile eroina Lara Croft vi danno appuntamento alla prossima vincente avventura. Game over.